Eccoci, benvenuti in questo nuovo video di Giochi Enigmistici. Questa volta affrontiamo le bifrontali senza schema. Come funziona questo gioco? Ma, se ci pensate un attimo, questo gioco è molto simile a questo, alle parole crociate senza schema. Però attenzione, questa volta abbiamo a che fare con delle bifrontali. In che senso? Significa che alcune parole, alcune risposte vanno inserite al contrario, cioè alcune risposte orizzontali vanno inserite da sinistra verso destra e alcune verticali da basso verso l'alto, quindi bisogna stare leggermente più attenti. Iniziamo questo gioco. Ecco, ovviamente, il classico metodo per iniziare questi giochi senza schema. Qual è? Iniziare dagli angoli, da uno degli angoli se vogliamo, perché è più facile in questo modo. In alcuni casi uno potrebbe iniziare anche da qua, ma è più complicato. Iniziamo. Come possiamo fare? Iniziamo da qua. Cosa abbiamo? Abbiamo scritta per documenti riservati, top secret. Ecco, come lo mettiamo top secret? Attenzione, se fosse un paio di crociate senza schema, vabbè, si mette, poi il resto viene da sé. Ma attenzione, questa volta siamo in ambiguità. Non sappiamo se va inserita da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Quindi attenzione, ci conviene prima, anzi dobbiamo prima, analizzare queste verticali. Cioè, a lati della tavolata, che cosa abbiamo? Abbiamo TA. Top secret c'è la T. Quindi, però top secret, attenzione, pensandoci, inizia e finisce con la T. Quindi anche qui siamo ancora in dubbio. Vediamo la 2. La 2 che cosa ci dice? Un astuccio del disegnatore è questa, boh, potrebbe essere qualsiasi cosa. Anzi, una sola, c'è una sola definizione, una sola domanda, quindi non dico che riempie tutta la colonna, ma quasi. Poi, si usa per misurare le profondità dei mari. Il sonar. Ecco il sonar, c'è una S e una R come lettere rispettivamente iniziali e finali. Top secret le ha tutte e due, sia la S sia la R. Quindi vediamo ancora quella dopo. Dispone di infermieri e ambulanze. Croce Rossa Italiana, ovviamente intesa come sigla. Ecco, Croce Rossa Italiana e Top Secret in comune hanno la C, non hanno la I. Intendo ovviamente le lettere iniziali finali. Quindi, cosa possiamo fare? Noi mettiamo qua Croce Rossa Italiana. Poi cosa facciamo? Top secret, non possiamo metterlo così. Siamo obbligati a metterlo al contrario. Bifrontali, attenzione. Quindi, top secret. Ecco, non vi ho detto una cosa che mi dimentico sempre quando bisogna spiegare questi giochi. Inoltre, vanno inserite 25 caselle nere. Vabbè, questo l'ho dato per scontato perché vi avevo detto all'inizio che come parole crociate senza schema e in questo gioco ovviamente vanno inserite le caselle nere. Vabbè, intanto. Quindi mettiamo qui le caselle. Ok, poi cosa possiamo fare? A questo punto noi ne abbiamo dette alcune di quelle verticali. Per esempio c'è la tavolata qui. A questo punto siamo sicuri che qui ci va un TA. Anzi, in realtà ripensandoci, potevamo metterlo subito TA perché Top Secret inizia e finisce con la T e qui potevamo metterlo subito TA. Cioè, mi è venuto in mente adesso. Ero un po' insicuro all'inizio. Volevo essere proprio sicuro 100%. Vabbè. Quindi anche qui, casella.
noi. Poi cosa avevamo detto? Avevamo detto il sonar, ok. Ecco, il sonar come si scrive questa? Questa si scrive dal basso verso l'alto, come mai? Perché qui abbiamo una R, non abbiamo una S, attenzione. E qui ovviamente casella. Ma cosa facciamo? Vediamo se qualcuna verticale, ma anzi, scusate, cancello quelle che abbiamo fatto, così non ci si confonde. Questa abbiamo fatto, abbiamo appena fatta, questa fatta all'inizio. Sì, 1, 2, 3, sì. Ok. Ecco, il nano Disney col poteroso starnuto è Eolo. Eolo come lo mettiamo? Eolo è 5. Sì, 5. Vabbè, ovviamente qui c'è una E, come così. Ok, sì, questa l'abbiamo appena fatta. Qui vediamo che ce n'è una che non dico che è quasi completa, ma vediamo un po' cos'è. Alternativa alla spigola. Alternativa oreata. Oreata, sì, oreata. Guarda un po'. Attenzione, oreata va scritto al contrario. Attenzione. Mi raccomando. Oreata. E qui casella. Ok. Questa abbiamo fatta. Poi la 2 cos'è? Un astuccio è questa un po' complicata. Qui ne vedo una. Sì, vediamo cos'è. I nativi della capitale libica. La capitale della Libia è Tripoli e gli abitanti di questa città si chiamano Tripolini. Scusate la pronuncia, insomma, è importante capirsi. Infatti qui abbiamo Tripoli, Tripolini. Ora, perdonate la pronuncia, ma è importante capirsi. Vediamo un po'. Sì, ok. Ah, scusate, Tripoli, sì. Ok, no, sì, stavo pensando se l'avevo messa Tripoli. Ok, ma no, perché se si sbaglia qua è un macello. Ok. Poi cosa abbiamo? Questa abbiamo fatta. Lughi violinista. Vabbè, questo è ben noto. Uto. Uto, dove va? Uto va qui. E non va al conteaio. Attenzione. Poi cosa abbiamo? Qui c'è una cosa un po' strana. Ecco. Notate una cosa. Secondo me questa va inserita dal basso verso l'alto. Come mai? Ve lo dico intuito. Perché qui abbiamo TI. T-I-T-E. Potrebbe essere una parola in italiano, potrebbe finire con T-I-T-E, con tite. Difficilmente inizia con E-T-I-T. Quindi va dal basso verso l'alto, ad occhio. Ed è questa dell'astuccio, che ora non mi viene ancora in mente. Facciamo questa. Sipavello incagnato, il naso. Poi, qui vedo. Ah no, vedete, Atite, matite. Disegnatore c'ha le matite. Intanto qui ci metto una M. Proprio sulla fiducia. Qui cosa potrebbe esserci? Vediamo un po'. 6. Ingomita le gambe, GM. Infatti, qui ci ho messo la M in anticipo. Ed in effetti torna.
Ecco, poi notate un'altra cosa, qui c'è un gnu. Lo gnu è un animale. Difficilmente una parola in italiano ha uno gnu al suo interno. Sì, quindi qui ci mette una casella nera e poi... E anzi, vediamo subito se in effetti abbiamo ragione. Infatti, l'antilope, simile al bufalo, gnu. Poi sotto cosa abbiamo? I vescovi italiani, vabbè, CEI, CEI. Quindi qui ci mette una casella. Poi CEI starà da qualche parte qua giù. Bisogna un po' andare intuito in questi giochi. Come anche negli altri, però... Ok. Vediamo un po' dove va questo C e I. Bisogna vedere queste orizzontali. 8. Domina Piazza di Spagna e Trinità dei Monti. Quindi, invece questa, la serietà di medici e avvocati, beh, direi che è professionalità. Però C, C e I e professionalità non hanno le lettere iniziali e finali del comune. Quindi, qui non ci può stare CEI. O ci potrebbe stare, uno dovrebbe controllare se, dovrebbe, scusate, dovrebbe controllare professionalità qui, in che modo ci entra, e poi vedere se qui c'è la casella, ma è un po' presto per capirlo. Quindi vediamo la 11. La 11 è Perugia, PG, però PG e CEI non hanno nulla a comune. Canta in chiesa, il coro, CEI e coro hanno in comune la C, quindi... Mettiamo, in 10 mettiamo coro. Poi mettiamo... E qui ci mettiamo la casella. Ah, anche qua, scusa. Qui vedo qualcosa, siamo in te, verticale. Un Hugh, attore inglese. Hugh Grant. Vedete, Grant va dal basso verso l'alto. Qui vedo una G, abbiamo detto Perugia, cioè la sigla è PG. Ok. La 9 cos'è? Pesare gli ingredienti, dosare, però dosare come va messo? Vedete che qui c'è A e, cioè dosare, cioè va inserita al contrario. Ok, qui c'è un O, S, poi c'è una O, cosa potrebbe essere? Qui siamo in 4, aspetta, questa l'ho cancellata, vediamo un po', non mi ricordo. Sì, l'avevo cancellata, scusate, no, ho avuto un attimo 4, cosa può essere? Antipatico, mal visto, antipatico, qui c'è un SO. Oh, no, no, ostico, ostico, Ma vediamo se è ostico, cioè noi abbiamo detto la 8 la conosciamo, è Trinità dei Monti, Trinità dei Monti tra l'altro va al contrario, perché qui c'è un N, I e qui c'è una T, Trinità dei Mo,
Monti, anzi intanto scrivo Monti. Quindi qui c'è una O, non è ostico, ma sarà tipo odioso. Tanto scrivo quella divinità dei monti. Ok, vediamo se ho scritto bene. No, perché quando si scrivono al contrario è facile sbagliarsi. Divinità dei monti. Ok. Sempre bene verificare. Quindi questa abbiamo fatta, poi abbiamo fatto la quattro, sì. Poi cosa possiamo fare? Qui ne vedo qualcuna, 5. In testa l'antico guerriero, Elmo. Infatti c'è un MO intorno. Qui vedo un pipì. Cosa può essere? Vediamo un po'. Una conduttoria tra pozzi petroliferi e raffinerie. Una pipeline. Ora, pipeline è una pronuncia inglese. In sostanza si scrive pipeline. Non a caso ci sono due P. Vediamo se torna. Pipeline. Torna. Ci sta. Ok. Poi qui vedo noi 8. Si usa medicina come antisettico. Ah, non lo so. Andiamo avanti. Una sigla d'autotreni. Vabbè, questo è un classico. Un T. E qui camion giganteschi. Ok, poi qui c'è qualcosa, cosa potrebbe essere? Il fiume di Bologna. Pieno, potrebbe essere, sì. Ok. 8, verticale. Ah no, è quella che siamo un po'. Un po' lasciati così. 9. La 9 cosa potrebbe essere? Indica l'urgenza in ospedale. La triace. Però triace, come va messo? Qui. Se lo mettiamo dal basso, dall'alto verso il basso, è triage. Però attenzione, uno potrebbe dire, vabbè, io potrei metterlo dal basso verso l'alto. In effetti potrebbe tornare, potrebbe, cioè uno farebbe triage. Quindi qui siamo in una situazione di ambiguità. Andiamo avanti in che modo? Vediamo la 10, se ci può essere d'aiuto. Un uomo di governo come Winston Churchill è uno statista, è stato uno statista. Statista. Vediamo come potrebbe andare statista. Sta, ti, sta, sì, statista. Anche qui, solito discorso di prima. Non ci conviene, cioè, non ci conviene, insomma, questa zona è ancora oscura. Andiamo qua. 2. Gli scienziati come il paese sono fisici. Fisici va al contrario, perché qui ci sono due
Ok, qui c'è una da 2, cosa potrebbe essere? 11, esercito italiano e i. Qui c'è una F di 12. Il Fabi cantante, Niccolò Fabi. Ah, sì, no, stavo... vedete che qui c'è un ST. Noi abbiamo detto poco fa statista e non sapevamo se statista andava dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Ora lo sappiamo, va in questo senso. Ok, questo lo cancelliamo. Poi qui viene un O. Ah no, questa è quella del medicinale. Vico. Ma io guarda, ha intuito direi che finisce con. Potevi finire con olico. Calolico. Boh. Sì, ci sta. Con questi nomi in medicina, sì, finisco con oico spesso. Fiore simile al papave. Anemone. E anemone va al conte. Ok. A questo punto ci conviene fare questo angolino. Gli angolini sono abbastanza fattibili da svolgere in questi giochi. Spiazzo con la crascina, aia. Confina con lo Yemen, Oman. Quindi abbiamo aia, anzi, guardate un po', aia è un palindromo che io lo scriva in un verso o nell'altro, non cambia nulla. E tra l'altro qui c'è una A, quindi non siamo in situazioni di difficoltà come con altre parole che non sono palindrome, non sono palindromi, quindi qui possiamo metterci aia senza problemi. Qui ci sta una casella. Poi abbiamo detto lo Yemen, Oman. Qui c'è una N, quindi Oman va al conte. Ok, ovviamente ci sono le corrispondenti caselle nere. Qui c'è qualcosa. Ah, intanto cancello questo che abbiamo appena fatto. Qui c'è qualcosa qua giù nel 2, orizzontale. Forza! Dai! Ok, qui c'è un ED, in italiano qualche parola inizia con ED, edicola, edito, editore, edificante, edificio, però potrebbe finire anche con DE, vediamo cos'è, cosa potrebbe essere. Una inaspettata e improvvisa azione di attacco nel calcio. Che potrebbe essere? Con poche lettere
con a malapena tre lettere, non siamo in grado di rispondere, ci conviene risolvere questa. Cos'è? Grande opera in versi, è un poema, infatti qui c'è MA. Qui vedo una P, non so se l'abbiamo vista. Una capanna costruita sull'acqua. Ah, questa è semplice, è una palafitta. Tra l'altro abbiamo una P, quindi è proprio quella. Infatti qui c'è una I. Se le cose tornano, vediamo un po'. Sì, meno male. Ok. La 14 non so se l'abbiamo vista. Demostene dovete guarire dal. Dunque, per poter diventarlo, Demostene dovete guarire dalla balbuzia. Oratore. Oratore. Come potrebbe essere? Vediamo un po'. Qui c'è una O. Oratore. Sì. Vediamo se dal basso verso l'alto cosa succede. Oratore. No, non torna. Non tornerebbe. Quindi siamo obbligati a metterla in questo senso. Ok, qui vedo una da 3, una da 4, una da 3, cosa potrebbe essere? Vediamo un po', siamo in 10. Wind 3, echo, hold. Vediamo un po'. Echo potrebbe stare qui o qui, non si sa ancora. Wind 3, al contrario. Economy, load, perché è tradizionale. Ecco, odd potrebbe essere odd, però qui di sicuro c'è una L. Vediamo un po' dove sono la O e la D. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Andiamo qui. Ha diverse facoltà. Ateneo, un Ateneo, sì. Ateneo non va qui, va qua giù. Qui c'è un L, cos'è? Vediamo un po'. Ah, a Parigi, vabbè, il Le della Cité. Poi qui è il P. Vediamo un po'. Ah, aspettate. Però le consonanti d'Europa non si sa in che verso vanno inserite. Cosa facciamo? Ah, qui ne vedo una interessante, in 7. 7. La serietà di medici e avvocati, la professionalità, in effetti avevo ragione, perché professionalità, sì, torna. Ok, quindi ok, cancello. Ah, l'ho già cancellato, va bene. Questa cos'è? Un po' di gelosia G. Alessandro Magno tagliò quelle di Gordi. Nodo.
Ah, quello ricordo, scusate. Nodo. Nodo. Sappiamo già come va. Non può andare così, deve andare in giù. Quindi odd. Va così. Quindi qui abbiamo questo. Questo l'abbiamo già fatto, non l'avevo cancellato, scusate. No, no, in effetti pensandoci questo è fattibile. 15. Un'inaspettata improvvisazione di attacco nel calcio. È un contropiede. Ad occhio, contropiede. Poi, questa cosa potrebbe essere? Siamo in 4. Un complesso di alveari. Apiario. Scusate la pronuncia, è importante capirci. Sì, è qua giù. C'è un P, un SI, potrebbe essere paesi, po', non lo so. Vi si stingono i cinturini, polsi, le separa la F, A, B, C, D, F, G, scusate, A, B, C, D, E, F, G, E, G, sì, scusate, no, no, E, G, infatti qui c'è già una E. Qui vedo un qualcosa, granchio, no, manca una H, cos'è? Permette di iniziare il discorso, aggancio, inevitabile. Poi, potrebbe essere grane, 12, verticale, i chicchi di riso o di sabbia, vabbè, granelli, pallottola, 5. Infatti, lascia il segno dello sparo della pallottola. Poi, vedo qualcosa di interessante in 6. Un apparecchio cardiaco. Scusate, defibrillatore. Quindi qui cosa ci andava? Un po' di gelosia e gire. Ok. Questa è quella che non si sapeva. Ecco qui. Avevamo risposto a una 9 verticale, quella delle urgenze in ospedale, triage. Ora sappiamo che triage va in questo senso. Cioè verso il basso. Cancelliamolo. Qui vedo. Ah sì, quella che del medicinale che non si sapeva. Si usa medicina come antisettico. Qui c'è boico. E avevo intuito bene a metterci oico. Qui vedo un dio acido. Ad occhio. Qui c'è un IGA o AGI, cosa potrebbe essere? L'abbiamo risolto senza accorgercene. I piaceri della vita, AGI. Ok.
Manca pochissimo, manca poco poco, manca questo pezzo. Si può fare questa, questa e questa, oppure queste due subito. Ovviamente è meglio farne due subito così, invece di farne tre. Facciamo queste due, 11. Una coppia estratta, è un ambo. Poi qui abbiamo un 10. Ah, l'eco, un betto eco, sì, non si sapeva dove mettere, adesso lo sappiamo. Ora ve lo dico come va messo. Anzi, come vanno messi tutti e due. Dunque, ambo va messo al contrario. Poi eco, anche eco va messo al contrario. Ok, direi che a questo punto lo schema è completato. Bene, diciamo che ho voluto proporre questo gioco e che ora qui lo indica anche questo come gioco difficile, ma ora, secondo me non è tanto difficile, più che altro uno deve ragionarci tanto perché alcune parole vanno inserite al contrario, uno deve stare attento con gli incroci, insomma, ragionarci un po', ma forse qualche parola come queste lunghe, specialmente questa, potrebbero mettere in difficoltà, ma con i giusti incroci uno ci arriva anche a intuito, ad occhio. Però ve l'ho proposto perché mi sembra che è la prima volta che lo faccio questo gioco. Se mi sbaglio, avvisatemi. Comunque, è interessante perché poi qualcuno mi aveva detto che queste parole crociate bifrontali in generale vengono affrontate poco, vengono spiegate poco. Quindi ho colto l'occasione anche per fare questo tipo di gioco. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo con grandissimo entusiasmo al prossimo video. Alla prossima, ciao!